Perché il sindaco viene chiamato il primo cittadino? Perché è a lui, come primo cittadino, che tutti i cittadini hanno diritto a rivolgersi, a interpellarlo, a chiedergli conto e ragione dei diritti calpestati, dei diritti non riconosciuti, dei servizi che non funzionano. Ebbene, io credo che bisogna dare una svolta anche al ruolo del primo cittadino a Campobello, per questo, per avvicinare i cittadini al comune, per avvicinare tutti i cittadini al primo cittadino, l'ascolto sarà una cosa centrale del mio mandato. Anzi, ci sarà anche un assessore con la delega all'ascolto dei cittadini, uno sportello al pubblico dove dovranno arrivare le richieste, ma anche le proteste, le contestazioni, le richieste di chiarimento, e non deve esserci una mediazione. La mediazione dell'amico consigliere comunale, la mediazione dell'amico assessore comunale o l'amico sindaco. Tutti i cittadini sono uguali e tutti hanno diritto all'accesso, all'ascolto, all'impegno da parte del comune di Campobello.